Dai Miro. Eccolo qui, forza. Si lo ripropone sicuramente. Avanti Miro. Rotazione a sinistra, prende il grab molto bene, lo chiude benissimo. Dobbiamo vedere il grab, dobbiamo il dettaglio sta in scappato grab. Un sembrava po' a velocità reale. Vediamo quello scappato. Atterraggio bellissimo, atterraggio perfetto, ma vediamo il grab. Sulle rotazioni non ha avuto nessun problema. E via, parte. Prima rotazione. Siamo. Seconda rotazione. Lo prende, lo tiene. Gli è scappato e poi l'ha ripreso. Sì. Quel dettaglio lì peccato. Niente. Non riesce a trovarla proprio. La coda di quel maledetto sci destro. Purtroppo. Peccato. E quindi la cercata lungo non ce la farà tutto mai. Il volo non è riuscito a prendere. Onore al merito comunque a McForend, perché si porta a casa una vittoria in una finale di livello altissimo. Applausi però, soltanto applausi per questo ragazzo Miro Tavanelli, che chiude in seconda posizione davanti al campione del mondo, il campione olimpico, Birk Ruud. Signori, scusate se è poco, ma Miro Tavanelli c'è e come, e regala all'Italia del freestyle una grandissima soddisfazione. Tutti in piedi dal divano ad applaudire questo ragazzo da casa, che si merita tantissimo e che ci farà ancora gioire a lungo sicuramente nel freestyle dello sci. Grande Miro Tavanelli in seconda posizione. Birk Ruud è terzo dietro e poi tutto un elenco di grandi campioni, a cominciare dallo svizzero Andriy Ragetli in quarta posizione. Eccola qui, la foto più bella di giornata. Sorride e come Miro Tavanelli, per due terzi di gara ha accarezzato la possibilità di finire addirittura sul gradino più alto del podio. Ok, USA's Mac Forend, winner of the Visa Big Air Cup round. Mac, it's been 5 years almost since your last World Cup win. Sono passati 5 anni dall'ultima vittoria di Mac Forend in Coppa del Mondo. First ever World Cup Big Air podium. I've done well with slope styles in the past, and then obviously X Games Big Air and stuff, and just means so much to get another World Cup podium. Tell me about being part of a comp like this. I mean, the level of davvero una giornata spettacolare per noi, perché ci sono un sacco di sorprese a cominciare da questa. E allora, eccola qui, la soddisfazione e la felicità per McForend, lo statunitense, che si aggiudica questa prova di Big Air a Copper Mountain. Torneremo in gara il 21 gennaio per quanto riguarda lo sci freestyle, più di un mese dunque per godere questa bellissima prestazione di Miro Tavanelli, che ha chiuso in seconda posizione, primo podio assoluto in Coppa del Mondo della carriera per lui, una giornata da segnare sul calendario, una prestazione da incorniciare, quella di Miro Tavanelli, oggi 16 dicembre 2023 a Copper Mountain, la gang Tavanelli, dopo il bellissimo podio in avvio di stagione da parte della sorella Frola, che intanto occupa ancora la sesta posizione nella classifica della Big Air con 129 punti. Oggi a scrivere una pagina importante per questo sport è stato il fratello Miro. Federico, giornata incredibile, peccato davvero per Flora, perché sicuramente avrebbe avuto le carte per fare il